Enrique Bresson è un fotografo che presenterò meglio dopo. Intanto cominciamo a vedere un po' di fotografie sue. Lui coglie l'attimo fuggente, precisamente il momento decisivo. Lui lo definisce il momento decisivo in cui si combina una serie di incroci sia estetici, quindi di composizione dell'immagine, sia di sguardi, eventi, cose che solo in quel momento sono significativi. Gli piace anche curiosare alle spalle delle persone, cose molto semplici, per esempio questi due signori che stanno guardando quando arriva il treno. Qualcuno di voi potrà dire, boh, a me che me ne importa. Sono momenti della vita dei suoi anni, documentati sempre molto bene. Potrà consolare molti di voi il fatto che lui di tecnica non ci capiva niente. Lui usava quasi sempre e quasi esclusivamente la messa a fuoco sull'iperfocale a 3 metri e mezzo per avere a fuoco praticamente da 2 metri all'infinito, diaframma 11, obiettivo 50 mm e un 125esimo di secondo. Se proprio c'erano condizioni di luce impossibili, allora ragionava un po' per cambiare. E questo l'ha fatto addirittura fino a metà degli anni 50, quando è passato alla Leica con l'esposimetro incorporato, e allora si è fidato dell'esposimetro. Ecco, qui per esempio siamo in una situazione di lavoratori di materiali tessili di scarto. Questa è una delle sue foto più famose, che fa il verso a una fotografia di Munkacsy, che vedremo dopo, che è quello che gli ha fatto venire voglia di fare fotografie. Vedete, saper aspettare nel punto giusto, il momento giusto, in cui siamo lì tutti col fiato sospeso per vedere quando questo signore si schizzerà completamente andando a finire dentro la pozzanghera. Questa fotografia mi fa venire una grandissima nostalgia perché io non l'avevo ancora vista quando un mio amico mi ha fatto una fotografia che sembra uguale identica, dove ci sono io in mezzo dei bambini e un muro sbracciato che sto facendo fotografie in uno dei miei reportage da ragazzo. Questa è una delle sue foto famose, cioè quando lui va a cogliere la vita dei parigini così come sono, sugli argini della Senna, alla domenica, rilassati che fanno il picnic. Che però hanno anche un aspetto buffo, insomma, che ci restituiscono non solo un'epoca, ma anche un modo di vivere. Questa è una coppietta in treno. Questo mi sono chiesto mille volte cosa sta facendo quel signore lì, mezzo nudo, mentre gli altri sono tutti vestiti con cappotti e impermeabili, ma forse si starà asciugando al sole dopo aver fatto il bagno, non sappiamo. Però capite che se uno non è tutto il giorno con la macchina fotografica in mano in giro per le strade, queste cose non le vede. Ha anche un grande senso estetico, cioè quando si mette a voler fare delle fotografie fatte bene, le sa fare. E in questo caso abbiamo Hoboken, un incendio a Hoboken, la città di altri dove hanno lavorato molti grandi altri fotografi. Anche qui vedete le grandi carestie del mondo. Cioè, lui ha portato a conoscere al mondo occidentale, soprattutto gli americani, che vivevano un periodo di opulenza e di ricchezza, che cosa invece succede nel resto del mondo dove la fame è fame vera. Questa è una delle stupende fotografie, sembra un inno alla vita. Questo è fatto nel Kashmir, 1948. Vedete che capacità comunque di composizione, la sua formazione di pittore lo ha aiutato molto da questo punto di vista. Questo è un carcerato, un momento di rabbia, anche qui l'attimo decisivo, perché già è difficile entrare nelle prigioni a fotografare e riuscire a beccare una situazione del genere vuol dire che è come la pistola più veloce del West, cioè,
in una situazione del genere, essere pronti a fare una fotografia non mossa, messa a fuoco giusta, è veramente notevole. Ok, parto. Dunque, questa è una ricerca fatta dalla Silvia Gennaro l'anno scorso. Quest'anno nessuno di voi ha voluto fare Cartier-Bresson, non so perché, che è bellissimo. E poi ho preso dei pezzetti da altre tesine degli anni scorsi, ho un libro che ho preso della Magnum Photo e ho un po' integrato. Bene, questo è lui da giovane. Vedete nella fotografia di destra sta guardando su quello strano mirino che è quello che vi avevo portato a scuola, è il mirino multifocale che si mette sulle macchine fotografiche a telemetro quando vuoi cambiare obiettivo, perché il mirino interno è solo per 50 mm, almeno nei primi anni. Bene, nasce a Chanteloup in Francia nel 1908, è un fotografo che è vissuto a lungo, quasi 96 anni. Inizialmente anche lui si interessa alla pittura e questo lo si vedrà nella composizione delle sue fotografie, proprio di grande gusto nella composizione grafica delle sue immagini. Diventa allievo di due importanti pittori e si avvicina al movimento surrealista che in quegli anni, parliamo anni 20-30, andava per la maggiore. Questa non è una fotografia sua, anzi vedo adesso, scusate che non l'ho scritto sotto, ma comunque c'è in parte, è una foto di Martin Moncaxi, fatta... 1930, precisamente, per essere pignoli. 30? Sì. Boh, grazie. Allora, questi allegri bambini che vanno a buttarsi nel lago Tanganyika a fare il bagnetto, per lui sono stati una rivelazione. Per la prima volta si rende conto... Forse lui, partendo dall'idea statica della pittura o di altre fotografie che aveva visto fino a quel momento, aveva forse sempre interpretato la fotografia come qualcosa di statico, di fermo. Vedere la vitalità di questa fotografia di ragazzi in movimento gli ha fatto scattare l'innamoramento per questo nuovo strumento. E infatti lui dice, è stata questa foto a dare fuoco alle polveri, a farmi venire voglia di guardare la realtà attraverso l'obiettivo. 1932, compra la sua prima macchina fotografica, quella sopra, quella è proprio la sua, la Leica, il primo modello della Leica. Non ha telemetro, non ha gli obiettivi intercambiabili, ha solo il 50 mm estraibile, ve l'ho già fatta vedere a scuola. In un secondo momento la cambia con quella sotto, che ha la possibilità di cambiare gli obiettivi con l'attacco a vite, e vedete i tre occhietti che c'ha sopra lì la macchina, sono uno per il mirino, scusate, i due tondi sono per la messa a fuoco col telemetro, per fare la triangolazione che informa la macchina della distanza a cui è il soggetto e metti la messa a fuoco molto molto precisa. Allora, questa macchina accompagna la nascita della fotografia moderna. Perché? Perché è tascabile, è piccolina, è versatile, la nascondi, la tiri fuori come il gatto silvestro all'ultimo momento per attaccare. La gente si accorge che hai scattato quando ormai hai scattato. È abbastanza silenziosa, nonostante abbia l'otturatore a tendina, ma è un otturatore a tendina di tela e inizialmente arriva solo a un 5 centesimo di secondo. La scomodità, dove sta la scomodità? Quelle due rotelline zigrinate che vedete sopra, sia sul modello più vecchio sia sul secondo, sono quella più grande per tirare avanti la pellicola, cioè passare da un fotogramma al fotogramma successivo. E quando tiri avanti si carica anche l'otturatore. Quella più piccola a destra, quando è finita la pellicola, per farla rientrare dentro il suo caricatore, in modo che non prenda luce, la porti in camera oscura e la lavori. Vediamo che questi due elementi di andare avanti e indietro con le rotelline rallentano molto sia l'avanzamento sia il cambio della pellicola, per cui anni dopo verranno proposte soluzioni diverse che vediamo quando ci arriviamo in quegli anni. E comunque tutte queste cose che vi sto dicendo sono scritte nel libro sulla pagina dedicata alla live. Eccolo qua. Qui è
È una fotografia fatta da Jane Bowne nel 57. Lui ha comprato questa macchina fotografica che vedete, che è in mano, che è la Leica M3, col suo bel paraluce, con un obiettivo luminoso, sempre con il mirino multifocale. Mi potrebbe stupire il fatto che lui sopra la macchina abbia montato il mirino multifocale. Perché? Perché questa Leica M3, uscita nel 1954, aveva già la possibilità di vedere delle cornicette all'interno del mirino principale che ti dicono qual è l'inquadratura con i tre obiettivi che erano principalmente in vendita in quegli anni lì, che erano 35, 50 e 90 mm. Però in realtà la cornicetta non ti permette di essere preciso nell'inquadratura come il mirino multifocale che evidentemente lui si è tenuto dalla macchina fotografica vecchia che ha venduto a William Klein. Quando parleremo di William Klein, vedete che ha comprato la vecchia Leica seconda da Cartier-Bresson. Cartier-Bresson non ne poteva più della lentezza di quella macchina che doveva andare avanti con le manopoline, e questa qui ha la leva di carica rapida. Ha il cambio degli obiettivi a baionetta, tac tac, metti e togli in 2 secondi. Ha insomma un sacco di altre caratteristiche che adesso non sto a elencarvi tutte. William Klein, quando ha comprato la sua vecchia macchina, l'ha comprata usata perché aveva pochi soldi da spendere, e ha detto una cosa geniale: se Cartier-Bresson è diventato famoso con questa macchina fotografica, diventerò famoso anch'io. Infatti, aveva ragione, è diventato famosissimo anche lui. E come tanti, tantissimi fotografi di quegli anni, avete visto ieri Cartier-Bresson, ma anche altri, e anche Brassai, c'è un periodo in cui passano attraverso la cinematografia. Questa è una fotografia del 1970, ma ha cominciato già negli anni 50, andando addirittura a studiare cinematografia a New York. Mi piace, ho scelto questa fotografia del 70 invece che una più vecchia mentre fa cinema per una pura curiosità personale, perché questa cinepresa è la Reflex ST con il cavalletto Baby, vedete che è un cavalletto più corto per fare le riprese dal basso, che è quella che io ho usato per tutti gli anni in cui ho collaborato con la Rai prima di passare alle telecamere elettroniche. È una cinepresa abbastanza portatile, pesantina ma non pesantissima, insomma è un capolavoro di ingegneria molto molto ben fatta e con una qualità. Appeso alla ruota dietro, vedete quello strano oggetto fatto di cubetti neri, quello è un cinturone portabatterie che arrivava alla bellezza di 7 ampere di potenza, perché queste cineprese consumano tantissimo e quel cinturone, se tu vai in giro per strada, te lo metti proprio come una cintura, e ti garantisce una lunga autonomia, di alimentazione della macchina. Torniamo un po' indietro. Allora, durante la Seconda Guerra Mondiale entra nella resistenza francese. Cosa vuol dire? Entra in quei gruppi non dell'esercito regolare francese, ma di quelli che si oppongono all'invasione delle truppe tedesche, però viene catturato dai nazisti nel 1940. Tenta 3 volte di evadere e a momenti lo fucilano, e veramente con una fortuna, sfacciataggine e grande senso del rischio, riesce a scappare un'ultima volta, e dopo anni di prigionia, e arriva in tempo per documentare la liberazione di Parigi nel 1944. Questa è una foto appunto della resa dei soldati tedeschi che finalmente vengono rispediti a casa loro. Interessante questa fotografia per più motivi. Allora, qui vediamo a Dessau, uno dei campi di concentramento tedeschi, dove gli ebrei imprigionati accusano una capo dell'SS, una sorvegliante, una che li teneva, diciamo, più o meno sotto tortura, sotto sorveglianza, eccetera, e
le viene fatto un primo processo. Quella fotografia lì corrisponde esattamente all'inquadratura fatta fianco a fianco da un cineasta e è diventato quella storia è diventata un fumetto che vediamo a destra, che rappresenta non solo la scena della fotografia, ma la scena completa del cineasta. Infatti vediamo, se notate nel disegno di Sylvain Savoia, questo è stato pubblicato in Italia dall'edizione Contrasto, guardate nel disegno, vedete a sinistra, sotto, Cartier-Bresson che sta scattando la fotografia. A destra, sotto, il cineasta che sta riprendendo con la cinepresa 16 mm e sopra il resto della scena che evidentemente ha ricostruito da mettendo assieme una sequenza di fotografie fatte prima e dopo. Adesso non state a pensare al salto del tempo perché ho messo una fotografia del 1963, che era una di quelle che mi sono piaciute di più di queste che ha fatto in Messico, perché è stato più volte in Messico e in altri paesi dell'America Latina, e lui ha lavorato non solo su questo tipo di fotografie prese in strada, di eventi che capitano, ma anche per riviste di moda come Harper's Bazaar e Vogue. Ovviamente per lavorare per quelle riviste o sei un grande fotografo che sa anche fare fotografie formalmente ben fatte o sei fritto. Questa mi è piaciuta perché, intanto potrebbe sembrare strano che sia in Messico, no? Noi siamo abituati a un'altra immagine del Messico, ma in realtà nelle grandi città messicane la vita era del tutto simile a quella occidentale. E è proprio una fotografia di quello che sono gli anni 60, cioè tornato il benessere, le persone vestite bene anche quando vanno a fare una scampagnata. Insomma, è proprio l'immagine di un'epoca che lui usa in questo caso come per fare una fotografia di moda di quella bella signorina con gli occhiali che vediamo al centro. Qui torniamo agli anni ruggenti del suo lavoro. Nel 1946 Newall, curatore del Dipartimento Fotografico del MoMA di New York, che ormai abbiamo imparato a conoscere il Museo d'Arte Moderna, perde le tracce di Cartier-Bresson. Aveva saputo che era stato catturato dai tedeschi, aveva saputo che forse lo avevano fucilato in uno dei suoi tentativi di fuga e per cui decide di fare una mostra postuma. Cosa vuol dire postuma? La mostra postuma è quella che fai quando uno è morto. E comincia a pubblicare in giro che ci sarà questa mostra che organizza nel 1947. Vi ricordo che Henri Cartier-Bresson si firmava con quelle iniziali che vedete lì, HCB, Henri Cartier-Bresson. Per fortuna, degli amici americani che vengono a sapere di questa mostra, sapendo che invece lui era ben vivo, lo avvisano e quindi, resuscitato dalla presunta morte, partecipa appena in tempo all'inaugurazione, orgoglioso di essere diventato così famoso. Questa data, 1947, è di un'importanza cruciale nella sua vita perché è l'anno in cui, assieme a Bob Capa, Van de Vert, Seymour e altri fotografi, fondano l'agenzia Magnum Photo. Eccola qua. Tra l'altro, in questa agenzia era talmente forte il senso di collaborazione, di partecipazione, l'entusiasmo, eccetera, che in pratica quasi regolarmente, anzi direi quasi assolutamente, tutte le segretarie che partecipavano alla cooperativa poi si sposavano i relativi fotografi. E Van de Vert e la moglie, cioè la moglie di Van de Vert è stata proprio la prima segretaria generale di questa cooperativa, però poi chiaramente siccome tutti questi fotografi hanno personalità molto forti e anche da una parte la loro diversità crea la ricchezza della cooperativa, cioè la cooperativa offre tipi di fotografie di fotografi diversi. Quindi chi si rivolge a loro sa che può trovare tutto. In realtà questa forte diversità, fortissime personalità, hanno portato spesso anche degli scontri tra di loro. Infatti Van de Vert e la moglie dopo un anno se ne vanno via. Però entreranno altri fotografi di cui parliamo in seguito quando sarà il loro turno.
L'abbiamo già detto ieri, ma ve lo ricordo perché è una cosa fondamentale nella storia della fotografia. Questa cooperativa riunisce oggi 60 tra i migliori fotografi del mondo, anche con lo scopo di proteggere il diritto d'autore, che all'epoca non era protetto, e di garantire agli editori e ai lettori un'assoluta trasparenza di informazione. Cosa vuol dire trasparenza? Gli editori sapevano che loro avrebbero fornito solo ed esclusivamente fotografie corrispondenti alla realtà, non taroccate, come diciamo noi oggi, non falsificate, non alterate, al solo scopo di poterle vendere. Qui ecco, rivediamo Città del Messico, 1934, la fotografia delle prostitute che aspettano i clienti. Sotto vediamo Berlino, 1962, i bambini che cercano di guardare cosa c'è al di là del famoso muro che ha diviso in due la città alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Comunque è stato uno dei fotografi che ha girato di più il mondo, Cina, Messico, Canada, Stati Uniti, Cuba, India, Giappone, Unione Sovietica e molti altri paesi. Questa fotografia del muro sbrecciato con i bambini che giocano e più in primo piano quello con le stampelle a Siviglia, 1933, a destra Washington, 1957. A parte la simmetria dei due che sono lì a pescare in riva al laghetto, è interessante perché la Casa Bianca e gli uomini neri, no? Rappresenta nel 1957 una contrapposizione forte che dà anche l'idea sia di contrapposizione sia di integrazione. A sinistra vedete lui sempre capace di cogliere immagini buffe di questo strano personaggio che era lì attorno al muro di una residenza nobile. E a destra, 1994, quindi vedete che lui ha continuato a fotografare, anche se meno, ha continuato a fotografare fino a tardi. Dovreste riconoscere questa composizione fatta secondo la sezione aurea. Lui proprio lo fa spontaneamente nella sua cultura. Di pittore ha dentro proprio i principi delle composizioni. A destra vedete per esempio la diagonale che finisce sullo spigolo, eh? Cioè le regole di composizione lui le ha proprio radicate in se stesso, gli vengono spontanee. Questa bellissima composizione, secondo la sezione aurea, sarà ripetuta, la vediamo più avanti in altre situazioni. È molto ammirato delle fotografie di Robert Doisneau, sia quelle dei bambini, sia quelle degli innamorati che si sbaciucchiano. In Italia in quegli anni lì era impensabile vedere gente che si sbaciucchiava per le strade, in Francia invece evidentemente si sentivano molto più liberi di farlo. E è talmente affascinato da queste fotografie di Doisneau che a volte possono essere confuse. Io stesso, se passa un po' di tempo, quando vedo queste due fotografie, quello del bambino con i bottiglioni e quello dei due che si sbaciucchiano, spontaneamente tendo a pensare a Robert Doisneau perché è stato il primo a farle, ma in realtà anche Cartier-Bresson ha ripetuto questo tipo di soggetti. 1952 pubblica il libro Image à la Chauvette, vuol dire in italiano è stato fatto il titolo con il momento decisivo, in realtà significa immagini prese di nascosto e sono un po' quelle che abbiamo già visto prima e raccoglie le sue migliori fotografie. Verso la metà degli anni 60, quindi verso più o meno quando aveva sui 58 anni, 57-58, si stufa un po'. Pensa di aver esaurito un po' le idee migliori e abbandona la fotografia, dichiarando: in realtà la fotografia di per sé non mi interessa proprio. L'unica cosa che voglio è fissare una frazione di secondo di realtà. Nel 2000, assieme alla moglie, quindi 4 anni prima di morire, assieme alla moglie e alla figlia, istituisce la Fondazione Henri Cartier-Bresson e muore appunto il 3 agosto del 2004, che stava quasi per compiere 96 anni. Diciamo che poi lui in realtà ha continuato a fotografare, ma non più per professione, cioè mentre fino a quella data lì lui comunque era dentro alla Magnum Photo e continuava a collaborare professionalmente per guadagnarsi anche da vivere, da quel momento ha cominciato a fare le foto soltanto ogni tanto quando aveva voglia di farle. Allora, vedete qui queste due fotografie, sia quella a sinistra sia quella a destra, che
che lo portano spontaneamente a lui a costruire il momento dello scatto attorno alla sezione aurea. Ho scelto queste fotografie oltre a quella della scala chiocciola prima con i bambini perché fanno parte esattamente del suo modo di comporre spontaneamente la fotografia. Il bello è che però, oltre alla buona composizione, ci vuole lo scatto nel momento giusto. Quindi a sinistra, quando partono i colombi a muoversi, a destra, esattamente quando il ciclista passa nello spazio vuoto dove non viene nascosto né dal muretto né dalla ringhiera. E in questo senso lui dice che gli è sempre piaciuta la Leica, anche la più vecchia, vedete, 1932, quindi aveva ancora la prima Leica, la primissima che ha comprato, questa è una delle sue prime foto, perché aveva un ritardo brevissimo tra il momento in cui preme il pulsante e quando parte l'otturatore. E questa è una cosa fondamentale per chi scatta le fotografie. Voi, ogni volta che scattate una fotografia con il telefono cellulare, vi saltano i nervi perché voi premete, a parte il tempo che ci vuole per attivare l'applicazione, eccetera, eccetera, ma da quando premete il pulsante a quando effettivamente scatta la fotografia passa circa un secondo. Provate a immaginare quel ciclista lì, in un secondo è già andato fuori dall'inquadratura. Quindi avere una macchina fotografica che nel momento stesso in cui premi il pulsante ti scatta la fotografia, gli permette di fare un lavoro che fino a prima evidentemente non si poteva fare. Ecco qui l'attimo decisivo. Allora, mi sono dimenticato di mettere qui la fotografia di Munkaxi, fatta forse un paio d'anni prima, in cui si vede una signora che salta in una situazione di questo tipo qui. Ma il bello di Cartier-Bresson che la fa con in questa situazione della pozzanghera dove proprio ti fa stare col fiato sospeso come a sembrare di vedere da lì un po' quegli schizzi che vengono su. E ce ne saranno parecchie altre fatte in questo attimo decisivo. Così come abbiamo visto già prima questa della prigione nel New Jersey in cui riesce a cogliere perfettamente, ma guardate, non ci sono linee cadenti, non ci sono distorsioni, non c'è sfocatura, non c'è mosso, e l'esposizione è corretta nell'attimo esatto in cui uno dei carcerati si spoglia e si mette a protestare, a urlare. Bene, grande fotografo. Citazioni, e siamo verso la fine. Prima delle citazioni, c'è qualcuno che ha qualche integrazione, qualcosa da dire? No. Tutti muti? No. Bon. Allora, cosa dice lui? La fotografia non è come la pittura. Vi è una frazione creativa di un secondo quando si scatta una foto. Fa una bella differenza. Il tuo occhio deve vedere una composizione o un'espressione che la vita stessa propone e si deve sapere intuire immediatamente quando premi il click della fotocamera. Quello è il momento in cui il fotografo è creativo. Hop, il momento. Questa è una bella esercitazione che potreste fare, ragazzi, anche a casa o buttando il naso fuori casa, di riuscire a capire quando l'insieme di una buona composizione e di un buon momento si combinano per scattare. Poi dice, una volta che te ne accorgi, è andato via per sempre. Certo, se non hai scattato nel momento decisivo, ciuccia di calzino, no? All'epoca non diceva ciuccia di calzino, ma insomma qualcosa del genere. Una parolaccia qualsiasi, insomma. E poi c'è un istante in cui tutti gli elementi che si muovono sono in equilibrio. Pensiamo alle fotografie appena viste prima, per esempio queste, c'è non solo un equilibrio di composizione, ma un equilibrio in cui i soggetti che si muovono sono esattamente nel punto giusto per valorizzarli. Ancora, perché questo è stato un fotografo molto riservato, non era uno di quelli che amava stare nel jet set, nella grande società, ciaccolare con i giornali, eccetera, però si annotava le cose importanti. Ci sono scuole per qualsiasi cosa, dove si impara di tutto,
e alla fine non si sa niente. Non esiste una scuola per la sensibilità, ci vuole un certo bagaglio intellettuale. Questo è un po' per tutti noi, come dire, io e il professor Cucciolin possiamo, e poi gli altri insegnanti per le loro materie, possiamo darvi degli strumenti, possiamo accompagnarvi ad imparare le cose che magari da soli non intuite perché tecnicamente sono complesse, però per quello che ci vuole, per quello che riguarda il saper cogliere gli aspetti importanti di un'immagine o creare un'immagine, se non avete un bagaglio intellettuale completo, di tipo letterario, di tipo artistico, di tipo storico, di tipo sociale, siete un po' fritti perché è difficile che riusciate a fare qualche cosa che va al di là della media di quello che si vede. Quando mi interrogano sul ruolo del fotografo, ai nostri tempi, il potere dell'immagine, eccetera, non mi va di lanciarmi in spiegazioni. So soltanto che le persone capaci di vedere sono rare quanto quelle capaci di ascoltare. E questa me la becco come un rimprovero anche per me, nel senso che è vero, la pazienza che ha una persona nell'ascoltare gli altri senza interrompere, cercando di capire le ragioni degli altri, è uguale, identica alla pazienza di quello che sta ad aspettare o a creare l'immagine nel momento giusto. Creare l'immagine nel momento giusto significa riuscire a capire quando queste combinazioni di bagaglio culturale, di bagaglio estetico e di evento sociale si mettono tutte insieme, è proprio mettersi in ascolto di quello che c'è davanti a te, creando una connessione tra te, lo strumento, e quello che vedi davanti a te. Per finire, si parla sempre troppo, e vabbè, io devo parlare troppo, se no come faccio a fare una testa così? Allora, si parla sempre troppo, si usano troppe parole per non dire niente, la matita e la Leica sono silenziose. Allora, andiamo alle imitazioni. In genere non metto le imitazioni in questi incontri che facciamo la mattina, perché raramente sono poi così interessanti. Però in questo caso devo dire la verità che la Silvia Zennaro ha fatto un paio di lavoretti fatti con sestin, come si dice a Treviso, fatti piuttosto bene. Allora, a sinistra i due signori che cercano di sbirciare cosa c'è dietro il telo che nasconde la vista, forse un cantiere, forse chi lo sa cosa. E l'imitazione, cioè, guardate che deve aver girato un bel po' per riuscire a trovare una situazione con un telo simile, poi evidentemente ha chiesto a qualche amico, qualche parente di mettersi baffi, cappello e cappotti e giacche scure per imitare la situazione. A parte la luce appena leggermente diversa, che insomma evidentemente non è così importante, comunque la ricostruzione è quasi perfetta. Diciamo che io preferisco che venga imitato lo stile e non la fotografia. In questo caso è imitata la fotografia, però devo dire che l'imitazione è molto ben fatta. A parte le diverse proporzioni del personaggio, diciamo la prospettiva è abbastanza simile, insomma la situazione può essere accettabile, e questa invece è assolutamente un capolavoro. Guardate che se non ci fosse quell'errore di riflesso chiaro sulla coperta, allora la foto in alto a sinistra è di Katia Bressù, quella in basso a destra l'ha fatta la Silvia. È riuscita a mettere assieme perfino le stesse, tra l'altro questa è sua mamma, è riuscita perfino a mettere insieme tutti gli elementi identici, perfino la gonna con la fascia bianca, il libro, È fatta benissimo, prof. è una cosa pazzesca come si è riuscita a comporre esattamente l'immagine. Vi dico, se tranne la svista del riflesso un po' troppo chiaro sulla coperta lì, copriletto, non so cosa sia, che tra l'altro avrebbe anche potuto facilmente correggere in Photoshop, diciamo che questo è assolutamente un capolavoro.
E per finire, quindi ha fatto quattro limitazioni questa qui, eh? A proposito del momento decisivo che riflette sempre questa idea di allegria e di vitalità, mi immagino quante deve averne fatte per riuscire a fotografare il cagnetto che salta e l'amica che salta contemporaneamente, perché l'amica che salta le dici di netta salta, il cagnetto insomma, quindi provate a immaginare quante deve averne fatte per riuscire a cogliere questo momento. Bene, e con questo Cartier-Bresson, c'è fini. Bella. Bella. Allora, se qualcuno vuole approfondire, consiglio un bel libro, non so se si legge. Sì. Questo è Henri Cartier-Bresson, biografia di uno sguardo. C'è tutta la biografia di Cartier-Bresson, molto bello. E poi, più bello ancora, è questo libricino qui, Lo Zen e il tiro con l'arco, un libro che Cartier-Bresson ha letto e si è molto ispirato a questa filosofia, tant'è vero che il famoso detto che fotografare vuol dire mettere in linea occhio, testa e cuore deriva proprio dalla filosofia Zen, dove qui spiega che per applicare questa tecnica del tiro con l'arco con questa filosofia Zen bisogna mettere in linea mente, freccia e bersaglio. Quindi libricino molto bello, non ci sono molte pagine e ve lo consiglio da leggere. Se poi volete vedere qualche foto, il professor Coassin ha già detto benissimo che Cartier-Bresson aveva sempre, diciamo, rispettava le regole dei terzi o della spirale aurea. Se vogliamo andarla a vedere, per esempio, in questa foto qua, visto che non abbiamo tanto tempo, eccola qua, aspetta che trovo la spirale aurea. Aspetta qua. Eccolo qua. Vedete come la distribuzione di ragazzini rispettino proprio, questa è proprio una foto emblematica del senso della composizione che aveva Cartier-Bresson, proprio questa rasenta alla perfezione assoluta proprio. Ma insomma ce ne sono tutte le foto di Cartier-Bresson, diciamo, hanno una composizione molto ricercata e tutte rispettano la regola di terzi o quella della spirale aurea, oppure addirittura, eventualmente, come in questo caso, possiamo mettere quella delle diagonali, di triangoli, vedete? Proprio. Cartier-Bresson quando inquadra è la perfezione assoluta, quindi studiare le sue foto vuol dire proprio imparare a come comporre una fotografia, è molto utile come esercizio proprio perché imparate veramente la composizione di una fotografia con le sue foto. Bellissima questa parte qua. Bene, visto che non abbiamo tempo mi fermo qua, ma comunque avremo modo eventualmente di approfondire. Bene, grazie a tutti ragazzacci. Arrivederci, prof. Arrivederci. Ci vediamo domani. Arrivederci. Arrivederci.